Ciao a tutti, belli di casa, come state? Ben ritrovati come sempre qua, nella mia cucinetta, piccoletta, ma piena d'amore, senti come sono. Oggi andiamo a fare un altro piatto di Roma, del centro di Roma, che tra l'altro è al centro del mondo. Un piatto, una ricetta che ha preso Roma e bam, te l'ha portata per tutto il pianeta. Te l'ha fatta girare Roma dappertutto e quindi è una ricetta dei secoli e secoli e secoli fa, anche perché se era una ricetta di oggi durava una settimana e già ero tutti cogliere a tutti. Amatriciana, l'originale va fatta agli spaghetti, c'è chi ci mette i bucatini, io ci metto oggi i rigatoni. L'importante è la salsa. La salsa, come va fatta la salsa? Qual è la forma giusta per fare la matriciana? Che la cipolla con l'olio, col vino, con l'anima dei mortacci tua. Allora, padella sul fuoco. Il fuoco deve essere medio, non bisogna correre. Non ci si mette né olio, né cipolla, né acqua, né aglio. Solo guanciale, ma di quello buono. Vedete questo? Non è tutto grasso, c'è sta una parte di carne in mezzo. Perché c'è sta una parte di carne in mezzo? Perché stiamo a parlare di un signor guanciale. Se vi danno quello con una strisciettina di carne, ma quello non vale un cazzo. Questo dovete fare, guanciale da matrice. Come per tutte le altre ricette che avevo fatto col guanciale, io vi dico, andate piano, non mettete il fuoco a palla, sennò il guanciale si brucia e ne ha tirato fuori un cazzo. Invece è così, piano piano il grasso si scioglie, ti va insapori tutta la padella, che poi ci va insapori tutto il pomodoro, che poi ci va insapori tutta la bocca. Quindi è tutto un giro d'amore. Abbiate amore. Mi raccomando, mezzo all'acqua della pasta non ci mettete sale, perché tra tutto sto guanciale e il pecorino in quantità, dopo vanno a mangiare un piatto salato. Qua il sale non va né dentro al pomodoro e nemmeno dentro all'acqua. L'unico sale che deve insaporire sta salsa è il guanciale e il pecorino. Basta. Allora mo', il guanciale è bello croccato. Lo leviamo dalla padella. Mi raccomando, levatelo dalla padella. Ci rimane tutto il buono, il grasso, quello che ci va a insaporire il pomodoro. E quindi che famo? Ci mettiamo il pomodoro. Io uso una passata dei pomodori, se volete potete usare benissimo i pelati. Una volta che il pomodoro prende bollore è il tempo del peperoncino, peperoncino fresco tagliato a pezzettoni, perché questo ce va, non ce va il pepe. E mo andiamo a metterci il sale nostro, cioè il pecorino. Pecorino a pioggia, deve piove, giusto pomodoro che si sta a cucinare col grasso del guanciale, col peperoncino fresco e tanto pecorino. Quando il pecorino si è sciolto bene in mezzo alla salsa, ci andiamo a mettere una metà della parte del guanciale tritato. Così ogni singolo boccone c'ha la parte del guanciale suo. Allora mo vada bene, do cazzo sta a guardare, guarda dentro la padella. La pasta sta ardente, si passa dentro la salsa, così. Bel piattone di pasta, non siate tirchi che la matriciana che vi guarda male. Eccolo qua. E che famo? Gli damo un mestolo di acqua, gli famo finire la cottura insieme al guanciale, al grasso, al pecorino e al pomodoro. Mamma mia che stiamo a fare, qua stiamo a fare un'opera d'arte, perché Roma è una città d'arte. Vabbè lì, ma che volete che vi dico? Quando l'acqua è evaporata, la salsa si è tirata, deve essere bella tirata, c'è rimasto solo da impiattare e poi ovviamente da sognare, perché quello che volevo noi non è strafogasse, è sognare. E la matriciana ci dà i sogni, che almeno quelli ancora ci vogliono levare. Allora andiamo al piatto, per una signora ricetta ci vuole il signore piatto. Qua si mangia tanto, la matriciana è de famiglia, non si mangia da sola, perché bisogna condividere tutto quello che ci è stato dato dagli antichi romani, quelli che erano romani per davvero. Una volta messa la pasta va coperta con la salsa, così, piano piano, delicatamente. È una cosa che va fatta con cura.
Quasi a finì, andiamo a mettere un po' di peperoncino fresco, tritato. Però sta parte qua, levate gli esemi, così rimane solo il buono del peperoncino e il sapore che ci piace. Poi, il guanciale è il protagonista. Se c'è sta lui, è inutile che la matriciana esista. Eccolo qua. C'ho una fame. Non so voi, ma io c'ho una fame. Tocco finale. Pecorino, aiutaci tu. Cuccioli inromanati, perché qua tutti vorrebbero essere Roma. Ma che è? Che ve sto a far vedere? Che ve sto a far vedere? Madonna mia, è il guanciale croccante. La salsa insaporita col grasso del pecorino. E il rigatone bello ardente. Bisogna andare a mangiare. Dice, a noi ci piace andare a Roma. Grazie al cazzo. Guarda che trovate. Non lo so io se vi piace. Certo che come la faccio io, difficile che la trovate in giro, eh. E come la farete voi a casa, così, ripetendo questo. Mi sa che in giro non ci andate più. Madonna mia. Madonna mia. Guardate il guancialotto col peperoncino e il pecorino.